a vivere le giornate più divertenti del mondo? Bene, puoi incontrare sia me che i miei grandissimi ospiti Jenny e Lorenzist allo stand del Romix a Roma. Una fiera dei fumetti dove potete non solo divertirvi nel mondo dei comics, ma anche incontrare me e i miei amici. E vi aspettiamo nel nostro stand solo per i nostri veri fan. Ci saremo esattamente dal 3 al 6, quindi 3, 4, 5 e 6. Oddio, sono davvero tantissimi giorni. E non sarà a fare sole o semplicemente la solita noiosa fila. Infatti il nostro stand avrà spettacoli, una zona gaming dove potete giocare voi a Roblox con i vostri amici e qualche volta anche con noi. Per non parlare di una zona segreta che vi dirò nei prossimi giorni. Anzi, negli prossimi giorni vi rivelerò un sacco di cose. Cosa devi fare per venire? Semplicemente prendere il biglietto dal sito ufficiale di Romix, che ti lascio nel primo commento, o basta cercare su Google biglietti Romix. Sarà una mega festa e mi raccomando, abbiamo un sacco di sorprese per voi fan, come gadget gratis e un sacco di regali e sorprese nuove. Se vuoi passare una settimana o un giorno incredibile, ti aspettiamo a Romix dal 3 al 6 tutti i giorni per una settimana gamer indimenticabile. Sapete che qui su Brookhaven si possono fare dei live che non sono presenti qua sulla lista di Brookhaven. Ce ne sono tantissimi, ma alcuni sono nascosti e sono con i miei amichetti adottati, presi dal sacchione delle immondizie, per farli e provarli tutti oggi. Ragazzi, siete pronti? Io faccio lo spazzacamino. Assolutamente no. Va bene ragazzi, ognuno... Io lo spazzacamino come bracioni, io il virus. Ragazzi, sì, va bene, ragazzi, iniziamo col primo lavoro nascosto. Per prima cosa si devono scegliere chi sono i caposquadra e saremo io e Jenny. Jenny, vieni qua, vieni qua. Ok, a turno dobbiamo scegliere a testa un giocatore della... cioè uno che vogliamo mettere nella nostra squadra. Voglio Ronaldo! Non c'è Ronaldo, c'è... allora... oh, no, sì, io, io, ascolta, abbiamo come... abbiamo Franci, Iro, Lorenzo, che è Lorenzist, Saraz. Poi abbiamo Pinky e due tizi a caso che abbiamo reclutato. Perché erano... giocatori... stiamo chiedendo chi fossero. Conosciuti in, però nel mondo del calcio. Vabbè, ma dire. Sono giovani, allora. Promesse, giovani promesse. Va bene, due. Allora io mi prendo... voglio tornare a casa, zitto. Mi prendo Pinky, vieni Pinky. Oh, ah, wow, ok. Scelta interessante, io, per una che non vuole... io mi sto allenando nel frattempo. Scegli me, scegli me. Io voglio... voglio Sara, lascia stare. Qualcuno scelga me, non voglio essere l'ultimo della lista. Non la... vai, chi, hai scelto l'unica che non si muove. Guarda, mi sto facendo stretching. Va bene, allora devo prendere Lore. Lore, vieni, vieni. Grande, aspetta un attimo. Grazie. Va bene, Iro, Iro, vieni qua. Ok, lui è alto. Secondo me lui riesce ad essere una buona difesa. Una buona difesa lui. Tu dici? Sì, sì, sì. Vieni qua. Vieni qua tu. No, vieni che qua. Stai facendo? Oh, però, che faccio? Oh, no, Rissa, Rissa, metto un campo. Arbitro. Guardate. Oh! Bravo, bravo, tagliagli la gamba. Aspetta un attimo. No, 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 no. Cartellino rosso. Espulso. Dai, quello è stop. Fuori. Ok, non vale come cartellino. Mancano altre due persone. Hai scelto tutti tranne me. Perché sei scarso, Franci. Cioè, è una questione di... io voglio quella tizia rossa. Ciao tizia rossa. Okay, ciao tizia, dai, rossa. Franci, vieni da me. Ok, lui farà l'arbitro, non abbiamo alternativa. Bene, squadra blu, adesso vi do un codice e vi mostreremo qual è la nostra divisa di calcio. Noi siamo i Polar Soccer Express. No, Soccer. Soccer. Ah, ok, i Polar Soccer, Calzini. Soccer. Vado a dire Soccer. Il codice per la mia squadra è questo qui. Poi per i pantaloni basta cercare soccer, perché sennò qua mi dicono calzette. Ok, soccer blu. E basta mettersi dei pantaloncini abbinati. Oh, guardate quanto sono carina. Squadra, cambiarsi. Abbiamo anche l'arbitro. L'arbitro è in mutande, mi scusi. Cartellino rosso. Qualcuno esca il cartellino rosso per l'arbitro. È indecente. Basta, bro, via. Iro, sei proprio in mezzo, sai che non mi vedo. Ehi, anzi, giallo, le do un'avvertenza. Se non si cambia, la buttiamo fuori. Non insultare l'arbitro della tua partita. Hai ragione, poi mi ammonisce. Abbiamo la squadra blu nel mentre la squadra rossa, questo è il loro codice. Boo, maglietta bruttina. Ma che, io c'ho quella del Bayern. Era il colore di, non lo so, 4 anni fa. È passato, no, ormai, ma non è che il calcio è la moda. Ma che cosa vuol dire? E poi chiaramente io ho le scarpe rosse, perché
ha già capito. Era bella. Ho vinto la Champion. Guarda che mi alleno. Ma guarda, guarda che mi alleno. Va bene, siete pronti? Noi andiamo alla nostra parte di campo. Io sarò, anzi, facciamo prima un riscaldamento. Okay. Ogni squadra faccia il riscaldamento da ragazzi, sola. Ma chi è il nostro portiere? Ah, aiuto! No, non ti danno questi colpi bassi. Arbitro, ho visto. Arbitro, l'ho corrotto prima. Eravamo in campo. Mi scusi, signor arbitro. Lui è venuto accanto a me. È un falso. Mi ha dato un calcio. In realtà sto guardando il reel. Apposta. Allora, ragazzi, squadra più, ricomponiamoci perché dobbiamo fare un po' di riscaldamento. Allora, come si fa il riscaldamento? Andiamo nei props, andiamo a prendere questi e dobbiamo fare un po' di dribbling. Siete pronti? Ok, facciamo uno a uno. Poi vedremo che allenamento faranno loro. Secondo me non fanno niente. Ok, sono... squadra, siete no, cosa che stiamo facendo? Allora, Jenny, togli questa cosa, Franci. Io so che allenamento fare. Tu fai il percorso d'ostacoli. Loro stanno facendo il percorso d'ostacoli. Ok, Iro, inizia. È il momento di dribblare con la palla. Sta facendo? Mi sto riscaldando. Io invece ti trovo un motivo per fare il percorso d'ostacoli, Jenny. Ma cosa state facendo? Aspetta. Ma perché vai indietro? Oddio! Riscaldamento! Iro, vai allora. Devi cercare di dribblare con la palla, ok? Tra i coni. È impossibile, sta palla è impazzita. Vai, Iro, che sei un bravo difensore. Vai, schifo. Ok, bravo. È tutta... Vabbè, voto 2. Va bene così. Allora, Sara, tocca a te. Tieni, ti metto la palla qui. Vai, dribbla. Fai, riscaldati. Wow. Ok? Wow. Di qui. No. Ok. Ok. Diciamo che ci siamo. Ok, va bene lo stesso, Sara. Ok, ci siamo. Ti piace comunque. Ok, ci provo io. È difficilissimo, vero? Aspetta. Allora, no. Okay. Controlli perché la palla sono un po'. No! Vedi? È difficile controllare la palla. Siamo riscaldati, ma tanto non faranno mai loro meglio di noi, giusto? Ma che hanno fatto? Il percorso per le macchine. Oddio. Allora, io sono il motivo per cui Jenny deve fare percorso d'ostacoli. Oddio, vieni, l'ha fatto bene. Vieni, ma non ci posso credere. Aspetta, come faccio a saltare io con questa palla? Non puoi saltare, ma che sta succedendo? Cosa sto vedendo? Più veloce. Ma lo sta tirando a calcio. Questo è il sopravvivere. Vabbè, tocca a Lorenzo, voi vai. State giocando a calcio per divertirvi. Tocca a me. Noi stiamo giocando a calcio per sopravvivere. Vabbè, mi sembra drammatico. Lorenzo, riesce a prendere la palla? Ce la facciamo? No. Vai. Ce la facciamo. Aspetta. Vabbè, che ragazzi, è qua? Per riscaldamento abbiamo vinto noi, mi sa. No, ma aspetta, ma la palla non si muove più, è rimasta bloccata. Anche le braccia devi allenare, Lore. Ricorda le parole. Ah, stanno facendo il secondo. Vai. Ma non stai facendo niente. Mamma mia, guarda. Vale. La squadra blu. Visto, ragazzi, che schifo. Va bene. No, siete riscaldati? Siete pronti per la partita? Io direi proprio di sì. Ok, togliamo tutto nel campo di allenamento. Allora, Franci fa il portiere, Iro fa il difensore, io faccio l'attaccante e Sara fa il centrocampista, va bene? Ok. Come io posso fare il pallaro? No, perché ci sono due palle? Passare. Perché ci sono due palle? Fermi. Allora, qual è la vostra disposizione della vostra squadra? Come funziona? Jenny, dimmi tu. Sai come si fa questa cosa? Sì, allora, io in attacco, tu mediana e... Mediana. Vabbè, io qua ho capito, dai. Credo. Va bene, ok. No, mediana dall'altra parte sta, vabbè. Ok, dov'è qua? Ci siamo? Ok, attaccante. Batto io, eh. Tre. Vai. Anzi, no, l'arbitro deve dare il via, giusto? Ma io cosa che devo fare? Cercare di non far entrare la palla in porta. Così funziona. Ok. E anche attaccare, in teoria. Allora, 3, 2, 1. Vai. A fischietto. No, Sara, che vai avanti, vai avanti con la palla. Non indietro. Vai. Ragazzi, che cosa succede qua? Arbitro, palla. No, arbitro. Oh. Oddio. Attenzione, è partito il tiro. No. È fuori la palla là. Okay, fuori, mio. Via. Allora, allontanatevi, aria. Ok, basta. Aria, ti serve basso. Aria. Sara, prendi la palla. Ok, va bene, ci provo io. No, non indietro. No. Così, di qua. Perché? Andate. Fermi. No. Vado. Fuori. Ah, godo. Fuori. Mamma mia, ce la stavo facendo, ragazzi. Vai, lanciala. Ok. Vado. Vai che te la passo. Tieni. Sara, vai. Aria. Ok. Passa. Attacco.
No, 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 se la sono passata. No, 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 ma cos'è? Cos'è? Aspetta. Fuori, no. È fuori. Mia, non c'eravamo, fuori. Jenny, c'eravamo. Mia. Batti 5, Jenny, backflip. Vai. 3, 2, 1. Dai, fai gol. Ah, siete così scarsi che io sto seduto qua. Ah, che bello. Ora, ora, attaccate. Non passa. Bravi, bravi, bravi. Cioè, tra di voi ve la rubate la palla. Non funziona. Cosa sta succedendo? Oh, oh, guarda. Aiuto. Addio. Aspetta, aspetta, entrala, entra, cioè, spostati, spostati! Sì, no, aspetta che mi sposto, che spostati, te la faccio passare. Gentilmente, gentilmente, sposta. Oh, ma che sta succedendo qua? Ci stiamo ammazzando! No. Aspetta, attenzione! Di qua, dai, che sta la stanno un po' ribloccando la palla! Oddio. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo! Fallo, fallo, arbitro per noi! Arbitro, c'è un fallo a terra! Dov'è il fallo, dov'è il fallo? Fallo. Iro, sveglia, tiro! Schiaccialo, schiaccialo, così sembra infortunato. Schiaccialo, ecco, schiaccialo. Bravo. Godo. No, no. Oh, io l'ho visto che l'ha buttato giallo. Simulazione. Ma si è buttato. No, non è vero, cartellino giallo per Lorenzist. L'ha si buttato a terra. Si è buttato, che poi no, no, no. Ma quando vai? Ma sì, io sì, vero, cartellino scusami. Giallo. Stai a terra, Iro. Madonna. Ah. Ok, cartellino giallo. Riprova. Riprova a dirlo. Vediamo se riesce a correre. No, oh. Riprova a dirlo. Guardale qua che muore. No, non riesce Iro, a correre. Iro, oh. Iro. No. Si è alzato, si è alzato. Mi dispiace. Non ho parole. Vabbè, ripartiamo. Comunque questo è calcio d'angolo, eh. Calcio d'angolo per noi, mi dispiace. Ragazzi, se facciamo una cosa. Da adesso non c'è più il fuori perché sennò ci mettiamo 7 ore. Allora, siete pronti? Ah. Che succede? Vai, vai. Fermi, stop, stop, oddio. Stop. Oh, oh. No, ma quella gli sta dando pugni. Oh, ti fanno cose. Oh, ehi, cartellino. Oddio. Cartellino, no, beh, non si gioca così. Rosso, rosso. Oh, che succede? Arbitro, che devo fare, arbitro? No, non ti ha ucciso, sei vivo. Ci penso io. No, ma sono io questo. Spostati. Aiuto. Oddio, è caduto l'arbitro. Invasione. È caduto anche Gianni. Che sta succedendo? Le può dare il cartellino rosso? Rosso diretto. Oh, Sara, vai a te a riposare. Vai, esci, esci. Non ti preoccupare. Vai, Sara, è arrivato il soccorso alpino. Va bene, ok. Adesso siamo 3 contro 3, mi sa. Sì, mannaggia, sarà più difficile. Pronti? Ah, questa volta aspetta. È il momento del gol. 1, 2, 3, vai. Oddio, vai, vai, dritto, oh, dritto, 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 ok, palla vostra, okay, potete... Ok, ora okay, è nostra ehi, ehi, ehi. Ragazzi, oh, oddio. Si arriva a 3, quindi... O fate di nuovo pari, o facciamo un punto noi e abbiamo vinto. State attenti, eh. Aspetta, io ho un modo per vincere, Jenny. No, okay. No, non funziona... Oh, oh. No, perfetto. Ragazzi, okay. No! Penso che così no, possiamo andare. Che cosa? Dai, ma togli, che cavolo, togli. Arbitro, ma faccio gli affari tuoi. Io butto giù tutto qui, eh. Metto, ecco. Aia, aia, no, aia, no, aia. Iro, no, Iro, no. Sta simulando, guardate come, guardate come va. Ma che ecco la tomba, tu la scala. Iro. No, Iro, ti sei fatto buttare fuori. Sì, ma come faccio? Ma come faccio con solo 2 persone in campo? Hai troppo pagato, non è giusto. Non ho parola, Iro, fai schifo. Va bene. Come faccio a giocare da sola? Franci, come facciamo? Guarda, ecco, guarda. Vai. È pronto? Sì, oddio. Pronto, vai. Dritta, vai dritta. Vai, parala! Parala! No, no! Di qua! Tiragli la palla, tiragli qua! No! Ah, vai, gira, 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 gira! Ok, ti ho detto, dritto, no, no. Dritto! No, dritto. No, no, no! Pinky! No! È fuori! Dai, che siamo tutti persone! Fuori! È fuori! È fuori, è fuori, è fuori! Oddio! Vai, 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 vai! Bloccata. Tecnica bloccata. Finale, calcio che... della tigre. Sì, ma che tigre, che sei un pinguino, che tigre devi fare? No, aspetta, corri con la palla. Oh sì, oh sì. Oddio, fermala, 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 fermala. Ok, allora dobbiamo andare verso di là. Non è giusto, mi sono fatta ammonire tutte dai, le persone. Almeno un gol, almeno un gol, Lore. Te lo faccio io, guarda, te lo faccio io, aspetta. No, no, bravo Franci, dai, dripa. Aiuto, è difficile qua. Oh, qua sta diventando impossibile. Oh, palla. Palla! Angoletto! Ok, aspetta, so come fai, aspetta. Boom! Ci penso io! No, no, ci no, penso no, io! Non è possibile, ma io. Cosa stai facendo ora? Io sto facendo... No! No! Allora, bloccatela, bloccatela. Vai Franci, vai Franci, vai Franci! Dritto, 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 dritto! Ok, vai! No. E fatta! No! No! No, no, dai! Non ti posso credere! Chi è che gli ha dato quel calcione? Io gliel'ho dato!
l'attaccante di Polar. Fatemi fare stesso. Devo fare Lore, l'esultanza. 3 contro 2, non possiamo perdere così. Ma ti rendi conto? Fallo pure tu, Francia, falla in due. Aspetta. Na 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 na. Squadra blu vince. Ragazzi, siete pro. Oh, al prossimo lavoro. No, fermi. Picchiali. Fermi. Questo non vale. Rosso. Il prossimo lavoro segreto saranno le onoranze funebri. Perché, ragazzi, c'è la macchina dove effettivamente tu puoi mettere i morti. Però non è che c'è proprio il lavoro, il simbolo, il posto su Brookhaven. Ma oggi lo creeremo noi. Siete pronti, ragazzi, a prendere dei morti? Ah, sì. No. Ok, ognuno. Chi ha portato la palla? Cioè, andiamo al cimitero a dissotterrare qualcuno. No. Stai in un modo, dovremmo iniziare. Allora, ragazzi, fermi. Allora, venite qua dentro. Chi ha i props, tra Lorenzo, tranquillo, faccia le parti dove ci sono tutte le come si chiama? Le bare, esatto. Qui dentro metteremo, io metto qualche cartello. Provate a costruire. Allora, io metto un cartello qua davanti dicendo uno slogan, ragazzi. Uno slogan? Sì. Va bene anche le bare sopra altre bare. La morte non è la fine dei nostri sconti. Ok, un altro. Oh mio Dio. Un altro vedo, Un altro. Un altro slogan. Sì. L'ultimo viaggio non deve essere un incubo. Lascia fare a noi. No. Ragazzi, ma com'è possibile? Non lo so. Sono belli entrambi. Affidatevi a noi, siamo i migliori nel campo. Santo. Bellissimo. Affidatevi a noi. Onoranze funebri, sempre aperti per l'eternità. Beh, ci sta. No, finché non moriamo noi e qualcun altro apre. Il problema è quello. Affidatevi a noi, siamo i migliori nel campo. Nel campo, santo. Santo. È geniale, è bellissimo. Allora, io nel frattempo aprite il garage, ragazzi, che devo entrare la Mortimobile, per favore. Mortimobile cosa? Sì, guarda, è quella di Batman, ma dentro c'è. Ragazzi, questo... Scusate. Attenta alle lapidi. Attenta. Attenta. Ok, così lo si carica da dietro, ragazzi. Oh, bella questa zona. Mi sento. Ragazzi, comunque, se non avete ancora un morto, vendiamo le bare con morto. Comunque, non ve lo voglio dire. Però nel nostro lavoro dovremmo anche vestire i morti. Dovremmo avere una sezione dress impress. Lo faccio io. No, che schifo, oh, Sara. Perché sei così felice di... Vabbè. Ro, non ti vorrei dire, ma hai visto Franci? È già andato. Ragazzi, mettetelo dentro la bara che lo andiamo a seppellire. No. Aiuto. Ok, allora. Vieni qui, Franci. No, sto scherzando. Lascialo stare. Ti prego, mi serve ancora vivo. Allora, direi... dalla porta. Allora, ragazzi, direi che qua, che cosa possiamo aggiungere in questa stanza? Le candeline mi piacciono. Cosa mettiamo? Delle lettere. Di aggiungere tipo uno scheletrino per fare effetto. Ah, per fare... Non lo so tipo... se fa effetto, Così. Che bello. Ecco, così. Che schifo, ragazzi, che schifo. Vabbè, con una alla reception, una alla reception. Allora, I funerali costano allora, tanto. I morti in terra non lo so, però. Allora, mettiamo i prezzi. Funerale quanto costa? 500. È pochissimo. Siamo sui 2000 euro. 2000, ok. Funerale 2000. Ok. Scontato 2,50 euro. No, non facciamo sconti. Fa troppo sconti. Vivi o morti, i sconti non ci sono mai. Allora, guarda che sono costosi i funerali. Infatti, è bara. Un funerale VIP il 300. Doppio, dai, bara 300. Allora, siete 300. Pronti, ragazzi? Dobbiamo. Senti, solo una bara. La compro all'IKEA la bara da 300 euro. Vabbè, che cosa vuoi? Quella premium? Noi siamo economici. Sì. Devo morire, voglio morire in pace, comoda. Anche perché lei ha quattro braccia da metterci nella bara. Quindi, magari un po' di. Vabbè. Oh, l'IKEA è un grande bara. Creator, non è vero, non le fanno. Vabbè, comunque, ragazzi, siete pronti? Dividiamoci i ruoli, vestitevi eleganti. Cioè, non è che possiamo stare tutti colorati qua dentro. Certo. Allora, direi di metterci qualcosa di elegante, tipo uno smoking, no? O si mette ai morti quello? Non lo so. No, quello si mette ai morti. E cosa ci mettiamo entrambi. Noi? Ma che devo fare? Praticamente i baristi fanno... No, i baristi, non penso siano i baristi. Io sono quella che guida la macchina, guardate.
Sono perfetta, vediamo che figurino che abbiamo qui. Magari mi capo questo. Va bene così secondo te? Secondo me sì. Tu sembri un prete. Pinky, tu mi sembri un po' troppo colorata, eh. Sei sicura che il fucsia shocking sia adatto per una danze funebri? Vado. A colorare la tua morte, ci pensa Pinky. Ovvio, sì, per una morte più colorata. Morta sì. Guarda, così va bene. Ma senza proprio stile mai. Ok, va bene. Siete tutti molto carini. Ragazzi, oggi si muore di caldo, eh. Allora, proviamo a trovare i nostri primi clienti. Mi fai morire dalle risate, Jenny. Oddio. Il problema, ragazzi, è che adesso abbiamo aperto l'agenzia, ma... Oh, che c'è? Che è successo qualcuno? Salve, tizio. Salve, le serve qualcosa? Abbiamo bar in sconto a 300 euro. Può preparare una sua bara, insomma, in caso... Ho bisogno di un funerale. Ah, è per chi il funerale? Cioè, gli è morto un parente, condoglianze. Per me. Come per te? Per il futuro sto pensando. Ragazzi, capita, chi vuole... Già vabbè. No, ci sta. Io già l'ho preparato, lascia. Togliete queste cose. Oh, un infarto. Cliente, sì. Lo taiuzzo, lo taiuzzo. Non ci tagliano, fermi. Allora, Aria, per favore, Aria. Dobbiamo portare prima Aria dove? Non gli serve l'aria, morto. Però bisognerebbe chiamare l'ambulanza prima di tutto. È morto. Tomba di lino. Allora, qualcuno crea la... Lo faccio io la tomba di lino, ok? La preparo io. Allora, qualcuno lo vesta. Per favore. No. Perché state facendo? Me lo spiegate? Era per assicurarci che... Vabbè. Io faccio... È da morire da ridere qui. Allora, fatemi preparare la tomba. Tomba di lino, abbiamo detto. Vestitelo. Perché non può... Okay. Signore, come che si chiama? Abbiamo bisogno di... Scusate, prima lo dice. Ok, l'abbiamo preparato. Tomba di lino, perché lino è il suo nome, giustamente. Nascondi, Sara! La polizia, il cadavere! Salve, io ho disinfettato. Salve, portatelo nella stanza portuaria. Cosa succede qua? Via. Ma sei tu, Lorenzo? Ma sei stupido? È un concerto. No! Aspetta un attimo, sono io ma poliziotto, fidati. La vedi questa pala? Io non ho parole. Oh. Ci vuole arrestare questo. Uccidetelo, lo mettetelo nella cassa. Dovevate vedere come mi siete. Dovevate vedere com'è. Ma parole per uno youtuber? Non ho parole. L'avete messo dentro la macchina, ragazzi? Ci penso io. Fermi, spostatelo. Non dovremmo aspettare che si impallidisca? No, magari va bene, ancora vivo. No, tranquilla. No, salite, ragazzi. Sono solo in macchina, o sbaglio? Avevo pensato io, ma nessuno chiama l'ambulanza. Salite, è il momento del funerale. Salite. Non dovremmo chiamare i parenti. Iro, parla ancora e ti mettiamo anche da te nella bara. Voi venite a piedi, ragazzi. Ciao. Andiamo al funerale. Allora, ragazzi, qual è la canzone dei funerali? Aspetta, ne metto una io. Fermi. Le processioni me le ricordavo più tranquille. Allora, aspetta. Ok. Vi piace? Che dite? Sì, guarda. Guarderemo Lino. Mamma mia. Secondo voi è rispettoso con questa musica? Sì. Non lo so, dovremmo chiedere ai parenti. È quello che Lino avrebbe voluto. Perché lo conoscevi? Sì. Non è vero. Sì, sapevo che aveva un infarto. Basta questo, perché lo conosceva molto bene. Era una persona così pacata. In Brussels. Salutava sempre. Lungimirante, ha chiesto subito il funerale. Aspetta, però non è abbastanza da funerale questa. Aspetta un attimo. Facciamo così. Un attimino. Ok, ottimo. La buca. Okay. Povero Lino, ha fatto tante cose. Aspetta, non l'abbiamo nemmeno messo nella bomba, è ancora in macchina. Il morto si sta muovendo da qua. Oddio, è qua. Buttatelo dentro. Dentro. Okay. Dentro. Un attimo. Dai, attento, sto per chiudere. Scusa. Ok, perfetto. Allora, per la ricordanza di Lino, non sappiamo chi sia, Lino RIP 2024. Cosa abbiamo da dire su di lui? Sicuramente. Ma se lui è morto. Il miglior primo cliente del mondo. Ed è lui che ci ha chiesto il funerale, giusto? Giusto. Chi ci paga? Abbiamo fatto lo sconto. Chi ci paga? Prendetelo, uscitelo dalla tomba. Andiamo. Dobbiamo vedere se ha soldi. Risvegliati! Se pagare, dimmi i soldi dentro. È vivo, saltella.
Oh, come che sta facendo? Lido! Lido! Grazie, Lido! Oh, Lido! Lido! C'è la macchina! La macchina! No. Non ci posso credere! Derubati! Ragazzi, lo uccido io adesso! Il prossimo lavoro nascosto segreto è lavorare nella chiesa. Non c'è effettivamente il ruolo prete, però la chiesa c'è. Prego, prego, allora posso cosa... fare quella che passa col cestino a prendere i soldi. Certo, certo. Poi abbiamo, chi è che fa il prete? Chi è che... Io. Ok. Tu fai come il chirichetto, Iro. Ok. Ti ricordo che io ti ho fatto sposare Franci. Vero, vero. Non ufficialmente, però ci sta. Allora, non ufficialmente, sì, io esatto. Io vado di suora come Suor Pinky, eh. Io, allora, si dice nun per, in teoria, per fare la suora. Mamma mia, il mio sogno. Ah, secondo me non è una suora con quella con... Vabbè. Vabbè, grazie. Va bene. Prete Lorenzist per la sua battuta. Un uomo di fede, ma anche di profondo spirito. Vuoi un pancake? No, grazie. Questo è il peccato di gola. Via quei pancake. Eccoci, eccoci. Jerry, tu cosa fai? Lui è un per la gola prendo a prendere i soldi. Sto cercando. Ok, vabbè, ragazzi, nella nostra chiesa ovviamente organizziamo matrimoni, vero? Sì. Perché lei è morto in faccia, signor prete? Cosa le è successo? Ah, scusami un attimo, che devo resuscitare. Un esorcismo da fare, ci penso io. Che vuol dire deve aspetta un attimo, fai passare un po' di giorni. Cosa, Iro? Vabbè, non ho aspetta. Parole. Io sono il prete di riserva. Ah, ok, ok. Chi è questo? Ok. È un... Lino. È Lino? 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 Che sta facendo? Lino? Lino! È risorto. Dov'è la nostra macchina? Miracolo, Lino. Miracolo! Salve. Devo celebrare una resurrezione. No, no, facciamo solo matrimonio. E lei è anche un ladro. Anzi, no, qualcuno lo vuole far confessare. Signor prete, confessi il signore. Prego, di qua. Di qua. Oh, scappa! Signore Lino, Nino, Lol, oi, vieni qua. Confessati, okay, confessa i tuoi peccati. Ma non così aggressivamente. Fallo sedere nella sedia. Vai, prego. Io pensavo dovessimo fare un esorcismo. No, okay. No, è una confessione. Allora. Allora, confessa. Confessa tutto quello che desideri. Che avevo io messo sopra il mio tavolo da pranzo. Il mio grande peccato è che una volta ho rubato. Ce lo ricordiamo tutti quando ha rubato. Aia. Ce lo ricordiamo tutti. Lo so anch'io. Una caramella. Una macchina. Era la mia caramella. E basta. Signor prete, secondo me non sta dicendo tutti i suoi peccati, eh. Blastalo. Non lo devo, so. Devo prendere l'ascia? O lascio stare? Vabbè, ok. Lascia. L'avevamo capita, non c'era bisogno di prete, ma non funziona così. Ok. Ma dai, senta, signor Lorenzist, prete Lorenzist, mi perdoni, perdonalo, vai. Ok, allora ragazzi, lo perdono nel miglior modo che possa esistere. Spazzola? No, con una spada. No. Io ti perdono, no, col potere conferito. Non ti perdono. Va bene, abbiamo perso un prete. Prete di riserva ci serve per il matrimonio. Per favore, si rimetta qui. Ah, ecco perché avevamo un prete di riserva. Perché se l'altro impazzisce ne abbiamo uno. Cosa è successo? Ma signor, io non perdono signor Chirichetto, per favore, posi quest'arma. Ma io non devo perdonare. È un luogo di preghiera. Siamo qui questo, per celebrare l'unione tra Franci. No, non il tuo matrimonio. No, 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 non hai capito. Dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare dei clienti. E le sue banane. No, oh, no. Oh, che bello. No, ma auguri. No, ragazzi, ragazzi, non è un matrimonio. Gli sposi. Cosa? Mi piacciono le banane, ok. Vi dichiaro marito e alimento. Va bene. Auguri, che dobbiamo fare? Auguri. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. E poi dici che io ero pazzo. Prenditi questo pollo. Io le ho offerte. Qualcuno vuole un succo? Non funzionano così le offerte. Questa è la scoperta. Toglietevi tu. Basta. Sposo io le persone. Toglietevi. Siamo qui per celebrare un battesimo di Ciccio Bollonzino. Ciccio Bollonzino, ecco. Eccomi qua. Dove l'hai preso? L'ho trovato per strada. Ma di chi era? Dov'è il padre? La madre? E non c'era! E non è scappato! Vabbè, sono io ormai suo padre! Non credo! Perché hai il logo della chiesa sopra la testa? Vabbè, non ho fatto. Perché una volta ero prete, poi mi sono scomunicato! Va bene, signora preta, non so se esiste questa cosa, eh! Vabbè, lo immerga! Nell'acqua! Okay. È crazy! Oh! Vai, ok,
Noi la dichiariamo battezzato. Se ne può andare. Arrivederci. Ma aspetta un attimo, ma così non affoga. Oh, no, aspetta, tolgo. Oddio. Tolgo. Tolgo. Sentite, ragazzi, non siamo fatti per questa cosa. Dobbiamo tornare a quello di prima. Affogare nei suoi peccati. È morto? Devo prendere la pala? No, non è morto. Dobbiamo ritornare a lavorare all'agenzia. È il nostro secondo cliente dell'agenzia. La pala. Si riprenda. Bambino, per favore, sputi l'acqua. Sputi l'acqua. Ok, respira. È uscita l'acqua. Perfetto. Oh, auguri, sì. È stato battezzato. Alleluia. Oh. Alleluia, tutti i santi. È bellissimo. Io vi... Vi denuncia tutti. No! Fuga, andatevene. Il lavoro qui è concluso. Grazie, ci vediamo al prossimo video di lavori. Per favore, fateci fare lavori meno illegali, perché non siamo delle brave persone. Arrivederci, ciao.